Ben ritrovati con la nostra rubrica settimanale 30 minuti con i protagonisti della politica. Siamo nell'ufficio del sindaco di Benevento, Fausto Pepe, che naturalmente ringraziamo per la disponibilità. Allora, il sindaco aveva detto che in queste elezioni amministrative di giugno lei comunque sarebbe stato protagonista. Conferma questo impegno, insomma, sarà davvero così? Sì, obiettivamente sì, sono e sarò protagonista per vari motivi. Il primo motivo è perché secondo me uno che si è impegnato per molti anni, seppur cambiando ruolo, e questo mi pare che sia una vicenda non solo di obbligo normativo, come dire, ma forse anche giusto cedere il passo rispetto agli altri, ma stare in campo, portare avanti le proprie idee, misurarsi rispetto al proprio consenso, come dire, tentare di fare una lista come io sto facendo, incidere su un programma elettorale, incidere su un governo della città, per tentare evidentemente sempre di portare avanti questa nostra città in un momento assolutamente difficile come quello che viviamo, ma ancora di più di quello che abbiamo vissuto. Ricordo a me stesso che il 2011, 2012, 2013 sono stati anni terribili per la finanza locale e per le prospettive delle città. Mi pare che sia quasi un obbligo da parte mia essere presente, in una qualche maniera essere presente e anche essere incidente, ove mai ci fosse la possibilità. Ecco, non sono mancate le polemiche, le difficoltà nei rapporti, soprattutto all'interno del Partito Democratico, e mi riferisco ovviamente alla figura del sottosegretario del Basso De Caro. Possiamo dire che adesso c'è un'intesa, insomma è stato trovato un accordo. Ma il Partito Democratico è un partito grande, molti dicono che oltre a essere un partito grande è quasi un partito unico, nel senso che sul panorama generale non ci sono poi tanti partiti che oramai hanno la struttura, hanno le dimensioni, hanno le responsabilità del Partito Democratico. Evidentemente questo vuol dire che c'è una classe dirigente variegata. Devo essere onesto, i problemi che noi abbiamo vissuto a Benevento li ho visti anche un po' in altre città, in altre località. Evidentemente ci sono poi dei dissapori politici, dei dissapori personali e delle questioni, che attengono anche un po' la visione di quello che si va a fare. Io al di là di tutto, conoscendo un po' il temperamento mio, conoscendo un po' il temperamento di Umberto del Basso De Caro, non ne faccio una questione personale perché evidentemente serve a poco. C'è però una visione politica e di sviluppo sulla quale secondo me è bene che rimanga sempre aperto un confronto, no? Io ero per un coinvolgimento maggiore del governo sulla questione dell'alluvione. Io ero per delle scelte un po' più chiare sulla questione della logistica. Io sono spinto a fare di Benevento ed Avellino non solo una provincia elettorale, ma una provincia produttiva, una provincia delle idee, una provincia dell'ingegno, una provincia, come dire, dell'entroterra della Campania con la quale misurarsi, no? Evidentemente queste logiche, non che Umberto le abbia completamente diverse rispetto alle mie, dico quali possono Certo. essere i campi di azione, queste logiche quando trovano anche riverbero, e un riverbero anche forte all'interno di un partito, secondo me è un fatto positivo. Poi l'importante è risolvere questi problemi, l'importante è rintracciare gli accordi, l'importante è andare avanti. Senta, adesso il candidato sindaco uscito vittorioso dalle primarie è il suo vice, Sì. Raffaele Del Vecchio, il quale in questa fase è sembrato quasi voler prendere le distanze rispetto ad alcune azioni della precedente amministrazione. Questo le ha dato fastidio. Ma questo dal punto di vista personale mi ha dato molto fastidio. È evidente che io ho sempre chiesto da un anno a questa parte, dalla vicenda delle regionali a venire avanti, che si doveva fare e si doveva aprire un tavolo di confronto rispetto alla città. Secondo me avremmo fatto bene a farlo un anno fa, perché era tutto oggi utile. Quando si ha un anno di tempo prima delle amministrative si fa il punto di quello che si è fatto e ancora di più di quello che non si è fatto, forse si è più credibili. Io penso che questo sia dipeso dal fatto che ci siamo trovati su fronti diversi rispetto alle primarie. È noto che io non ho appoggiato lui alle primarie, è evidente che probabilmente questo è stato il motivo per il quale ci siamo un po' suddivisi rispetto Certo. al governo della città. Io non darei tanto peso
a quella fase, assunto che secondo me è stato un errore, però non darei tanto peso a quella fase perché l'importante è capire quello che si è fatto, farlo capire molto alla città, perché secondo me la nostra è una città che tiene rispetto alla crisi, che non perde rispetto alla crisi, o perlomeno perde meno servizi possibili, anzi accentra rispetto alla crisi. Noi siamo diventati in una qualche maniera sul serio il baricentro della provincia di Benevento, riusciamo a tenere alcune questioni importanti all'interno di questa nostra città, dove si parla di cultura, dove si parla di scuola, dove si parla di prospettive anche dal punto di vista dell'università, dello sviluppo, delle attività produttive e quant'altro. Questo non vuol dire che è stato fatto tutto bene, questo vuol dire aver incentrato sulla città di Benevento alcune dinamiche importanti e ora bisogna con un nuovo governo immaginare nuove alleanze, alleanze territoriali e parlare al di fuori del nostro contesto. Come dire, un primo tempo, se lo vogliamo in termini calcistici, visto che ora è un po' di moda, no? Il Benevento sta andando benissimo e io mi auguro anche da sindaco di vedere una qualche promozione importante, non diciamo quale, ma poi festeggeremo. E per cui abbiamo giocato un primo tempo assolutamente difficile. Mi auguro che questo secondo tempo che debba che deve venire, che verrà, lo potremmo giocare raggiungendo dei risultati importanti per la nostra città e per il nostro territorio. Ecco, visto che ha usato la metafora calcistica, il Benevento effettivamente è un passo dall'AB, lo dico io, e sostanzialmente la città che lascia, lei è pronta a questo salto di categoria? Ma guardi, il Benevento, io ho dato sempre una misura sotto il profilo culturale e sotto il profilo della proposizione. Benevento negli anni Ottanta era una città assolutamente sconosciuta. Quando si diceva Benevento o quando si diceva sono della provincia di Benevento, molti chiedevano Benevento dov'è? È un qualcosa che quelli che hanno la mia età se lo ricordano, un po' perché imbarazzati, un po' perché magari prima non c'era l'università nella mia città, io ho studiato a Napoli come tutti i giovani della mia generazione e già a Napoli si aveva difficoltà ad inquadrare dove era questa città. Meriti e demeriti, è la storia. Oggi Benevento ha una sua identità forte, una sua identità culturale, di noi parlano Felicori, come dire, che viene a Benevento perché gli piace, perché vuole farne un protocollo d'intesa assieme a Caserta come Reggia, come prodotto turistico da vendere, perché siamo entrati nell'UNESCO nel 2011. Ma io faccio due esempi. Il primo, Gregoretti negli anni Ottanta diceva Benevento non ha nemmeno la cultura della tazzina del caffè, vale a dire che lui diceva che i nostri bar erano talmente sprovveduti rispetto all'accoglienza che in una qualche maniera ci si lamentava anche di come veniva servito il caffè. E Gregoretti era Gregoretti, certo. No, grande personaggio di rilievo internazionale, chiamava Benevento e chiama Benevento. Dopodiché oggi noi abbiamo i 1000 visitatori del giorno di Pasquetta, 1000. Napoli ne ha avuti 5000 e ha fatto il giro, come dire, la notizia di tutte le testate giornalistiche. Benevento, che è una città assolutamente più piccola, assolutamente più modesta, assolutamente, secondo me, bella dal punto di vista della proposizione, ha avuto il giorno di Pasquetta 1000 visitatori. Non abbiamo ancora la cultura, però. Non di quella tazzina, come dire, o di come viene servito, ma la cultura dell'accoglienza, la cultura della cordialità, la cultura del sorriso, la cultura di tenere le saracinesche aperte perché vengono 1000 persone a visitare questa città, perché c'è stata una certa politica di promozione della città stessa. Allora la città è pronta alla serie B? Io come dire, dico sempre che noi dobbiamo adeguarci ai risultati che riusciamo a raggiungere. La serie B è un punto di attrattività, come lo è stato l'UNESCO, come lo era la raccolta differenziata al 68%, come le sono altre peculiarità che in questa città in questi anni siamo riusciti ad ottenere, la grande rigenerazione urbana anche dei quartieri di Benevento. Però, insomma, è chiaro che non esiste mai un dato di promozione di un territorio o di sviluppo di un territorio che non trascini con sé o viceversa un dato di sviluppo culturale delle persone che vivono quel territorio. Io mi auguro
che questo intreccio prima o poi avvenga e che quindi anche la nostra Benevento possa in una qualche maniera avere tutto di Serie B, mi auguro di Serie A. Insomma, ecco, tra l'altro lei è stato protagonista dei lavori allo stadio, insomma, dopo 27 anni è riuscito così a ottenere l'agibilità dello stadio Cirio Vigorito, e questo è anche un risultato che credo va a merito della sua amministrazione. Guardi, io devo dire, non la volevo interrompere, ma questa è una cosa, perché 10 anni sono lunghi, in una qualche maniera 10 anni ti fanno perdere anche la memoria, o come qualcuno dice, favoriscono chi ha la memoria corta rispetto, certo, a chi invece dovrebbe avere un po' più lunga. Il 95% delle strutture cittadine sportive non aveva collaudo. Oggi il 95% delle strutture cittadine ha il collaudo, che pare poco, ma è tantissimo. Cioè, nel Paladua si può giocare, si può fare la palla a mano, in altre strutture si può giocare, si può fare lo sport per le quali sono state definite. Lo stadio Ciro Vigorito io lo aprivo quando l'ho preso nel 2006 con un'ordinanza la domenica mattina e lo chiudevo la domenica sera. Oggi è perennemente aperto, come dire, collaudato e pronta la Serie B. Ecco, intanto parliamo dei candidati alla carica di sindaco, si va definendo il quadro appunto degli aspiranti alla sua successione. Ha fatto notizia naturalmente la discesa in campo dell'ex ministro Mastella, il quale non perde occasione di attaccare il PD. Lei come giudica questo ritorno? Ma io, come dire, io giudico questo ritorno un ritorno. Ora, più che giudicare rispetto ai ritorni, giudicherei rispetto alle proposte. Io non vorrei che si formulasse un voto sul ricordo, perché sarebbe una marcord, come certo, dire, quindi probabilmente poi non sarebbe utile. Io vorrei che maturassimo tutti un voto su una convinzione, un voto su un programma, un voto su un'opportunità, partendo da dove si è, da quello che si è fatto. Noi abbiamo preso la città nel 2006 in una certa condizione, poi, perché non se lo ricorda, magari provvederò io a ricordarlo di volta in volta anche in questa campagna elettorale. La nostra Asia, che era l'agenzia, l'azienda dei rifiuti, per dire una, non aveva l'autorizzazione per il trasporto dei rifiuti. Insomma, conoscere un'azienda che tratta rifiuti che non ha l'autorizzazione a trasportarli sembra un ossimero, ma è così, un paradosso, ma è così. Noi siamo partiti da lì, ho fatto un esempio per dire da dove siamo partiti, oggi siamo al 68%, e così su altri tanti fronti. Poi è evidente che ci sono successi, ci sono stati dei momenti di crisi sulle quali partire. Io non attaccherei per attaccare, perché insomma è evidente che chi governa può essere attaccato, e poi il gioco delle parti, ma forse gli italiani di questo sono già abituati e già tutti i giorni si sono fatti un'idea di quello che è il governo attuale. Non è che qualcuno ce lo debba ricordare, no? Mi sembra un gioco o un esercizio quasi inutile. Io mi attarderei invece a parlare dei programmi, di quello che si vuole fare, di quello che si ritiene dover promuovere per la città, di che cosa vuol dire avere un territorio come la città di Benevento, la provincia di Benevento, e ragionare con Avellino e con la provincia di Avellino, perché il tema si sposta tutto lì. I nostri futuri 10 anni saranno tutti imperniati su queste due province, e forse se ne deve accorgere Avellino città e Benevento città. Se ce ne accorgiamo noi, cittadini, come dire, dei due capoluoghi, e riusciamo a fare un progetto comune forte, che evidentemente deve partire dalle nostre rispettive amministrazioni, riusciamo ad essere trainanti rispetto a un territorio vasto. Ecco, sicuramente uno dei temi su cui dovrà fare chiarezza in questa campagna elettorale è la questione finanziaria. L'attaccano un po' da tutti i fronti, è vero che lascia un comune sull'orlo del dissesto. Che cosa risponde? Ma questa è la verità. Ma la questione finanziaria, io mi meraviglio che qualcuno si meravigli, è come se qualcuno vada a mare, come dire, dalla spiaggia dice: oh, ahimè, ho incontrato il mare. E evidentemente è un po' così per quanto riguarda il comune di Benevento, anche i comuni in Italia, ma il comune di Benevento in maniera particolare. Il comune di Benevento è pieno di debiti, tutti quanti ante 1993 hanno una data. Invito a chiunque ad andarsi ad approfondire. Chi è candidato sindaco lo deve fare. È che poi se il candidato sindaco immagina che il debito è nato un giorno o un minuto prima di lui o della sua candidatura al sindaco. I debiti della città di Benevento, del comune di Benevento, sono nati per il 95% anche questi prima del 1993. Ancora oggi noi stiamo scoprendo debiti
di quel pregresso. Evidentemente la responsabilità di un'amministrazione, quindi di un sindaco, è di aver scoperchiato una pentola che non andava scoperchiata, ma questo non vuol dire di avere la responsabilità di averli prodotti, vuol dire di aver avuto la responsabilità politica di tirarlo fuori, di aggredirli, di pagarli e di restare un comune più in bonis, come dire, rispetto a prima, ma è completamente diverso. Ora, che il candidato sia dei 5 Stelle, che il candidato sia l'onorevole Mastella, che il candidato sia chi sia, non Raffaele Del Vecchio, perché evidentemente conosce queste questioni quanto me, avendole vissuto certo. In questi anni, si può fare un confronto e si può capire, ma non si possono evocare situazioni inesistenti, no? Altrimenti veramente parliamo del nulla e veramente forse dovremmo proporre delle lezioni ai candidati sindaci per far capire loro qual è lo stato di fatto del Comune di Benevento. Intanto oggi il nostro Cristiano Vella è andato in giro per Benevento, ha raccolto le testimonianze dei cittadini che hanno indicato il lavoro per i giovani e il rilancio del commercio come le vere priorità della città. La nuova amministrazione come potrà intervenire su queste due questioni secondo lei? Ma io conosco, volendo derubricare questa questione come fatto politico, io conosco quali sono i problemi più importanti per un'area molto più vasta che il Mezzogiorno d'Italia. I giovani, le attività produttive, la cultura, il turismo. Evidentemente noi abbiamo un paese che non tira e quindi un'area molto più vasta che non tira. È chiaro che noi come amministrazione comunale dobbiamo fare e dobbiamo dare una possibilità in più rispetto a questo, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare qual è l'obiettivo di un'amministrazione comunale. Un'amministrazione comunale deve erogare dei servizi, deve promuovere il territorio, deve tentare di colmare alcuni deficit che ci sono su alcune attività che possono essere da quelle, come dire, della scuola, dell'urbanistica e di altre attività incidenti sul territorio stesso. La produzione del lavoro vera è un'opportunità che deve vedere coinvolti il territorio locale, governo locale, governo regionale e governo nazionale, se no il Sud non esce. È una situazione assolutamente difficile. Io mi auguro, come dire, che questi programmi, anche che parlano di giovani, che parlano anche di meno giovani, perché devo dire, oggi per la prima volta la Regione Campania ha promosso un bando che non è assolutamente da meravigliarsi, perlomeno a me non mi meraviglia, ma che però lo promuove per la prima volta. Prima c'era una misura sul mondo del lavoro che diceva, ed era un progetto che si chiama Ricollocami, e voleva dire che i giovani che avevano perso il lavoro in qualche maniera dovevano essere ricollocati. Oggi è stato pubblicato per la prima volta Ricollocami Over, vale a dire chi ha superato i 50 anni deve rientrare nel mondo del lavoro. Questa è la dimensione sulla quale operiamo e questa è la dimensione sulla quale stiamo lavorando. Noi abbiamo lavorato con queste misure per l'Asia, con gli ex russi, gli ex despar, tanti ex che lavoravano nella città di Benevento di qualcosa. Il Comune gli ha dato un senso, come dire, a questo lavoro e a questa finalizzazione, mettendoli in alcuni settori importanti, quali l'ambiente, quali il verde pubblico, il decoro pubblico e quant'altro. Abbiamo lanciato altri due progetti in questi giorni, uno che è sul progetto dei voucher per chi non ha reddito, che guarda i giovani, che guarda il reddito e che danno i fondi, come dire, pubblici per l'assistenza pubblica, però facendo tornare indietro un valore alla collettività che è un lavoro pagato in voucher a queste persone. Come dobbiamo agire su altre questioni in particolare, il commercio. Il commercio deve legarsi agli eventi, deve legarsi al turismo, deve legarsi alla promozione della città, ma deve anche autorigenerarsi, altrimenti dopo una crisi come quella che è avvenuta non si può immaginare. Io non ho più un comune come era prima, ante 2011. Sul versante finanziario, che è il più palpabile, ma su tanti versanti, io ho un comune che si è dovuto adattare alla crisi.
ogni esercizio commerciale dovrebbe immaginare di non essere più come era 10 anni fa, perché evidentemente non si risponde più al mercato in quella maniera. Non è che quello che il mercato ti toglie te lo dà il comune. Allora bisogna avere la capacità di fare un esercizio complessivo di approfondimento delle questioni e anche sulle attività commerciali fare delle dovute analisi e promuovere delle dovute misure. In questi anni abbiamo tentato di farle, evidentemente l'attività commerciale rimane nel paese, nel Mezzogiorno in maniera particolare, uno degli elementi più in crisi in assoluto che ci possano essere, perché c'è uno standard di chiusura del negozio commerciale ogni giorno in Italia che è spaventoso. Ecco, tornando al tema dello sviluppo e alla prospettiva delle zone interne, lei perché guarda all'area vasta Benevento Avellino? Perché c'è chi rispolvera chiaramente la vecchia idea del Molisagno, no? Di Benevento che deve guardare più verso Campobasso, perché poi ritornano le vecchie rivalità, Benevento che teme di essere sopraffatta dai politici avellinesi, come evidentemente è accaduto in un lontano passato. Ma io ritengo che la Campania come regione ha enormi possibilità, peraltro è la seconda regione d'Italia. Non è indifferente il fatto di essere in Campania, è importante il fatto di essere in Campania, è importante il fatto di avere rapporti con Napoli, con la cultura partenopea. Certo. Non è che sia indifferente avere questo tipo di contaminazione culturale. È evidente che non esistono più le condizioni perché la città di Benevento, la città di Avellino o anche la provincia di Benevento, la provincia di Avellino ragionino per se stessi, ragionino come se fossero ancora in maniera autoreferente, come se fossimo autonomi, come se dovessimo difendere il fortino. Sono tutti elementi che non esistono più. I primi che forse lo dovrebbero capire sono gli amministratori locali e quindi i politici di questi territori. Io penso che noi ci dobbiamo invece inventare assieme, mettere assieme le nostre energie, che sono tante, che sono valide, che sono che anche di assoluta capacità. Se Avellino ha una classe politica competitiva, ben venga, perché vuol dire che presenteremo dei piani strategici alla Regione Campania migliori. Noi dobbiamo pretendere di avere nel master plan della Regione Campania, che parla al governo Renzi, uno di quelli che bisogna finanziare per il sud, perché sappiamo che uno è per la città di Napoli, uno per la Regione Campania. Noi dovevamo pretendere, mettendoci assieme, che in quel master plan si fosse la provincia di Benevento e la provincia di Avellino, suddividendoci i servizi, le funzioni e le opzioni di crescita. Non siamo riusciti a essere presenti né come città di Benevento, né come città di Avellino, né come provincia di Benevento, né come provincia di Avellino. Noi siamo ancora alla sottoscrizione di protocolli d'intesa che forse tra 20 anni potremo ricordarci come fatto storico, ma non producono effetti pratici. Gli effetti pratici sono quando sei individuato in queste misure che sono finanziate e che ti danno già una possibilità in più. Bisogna presentare un documento assieme, un documento programmatico di sviluppo dei nostri territori assieme. Bisogna mettersi d'accordo sul piano sanitario. Non bisogna immaginare di fare la guerra sul piano sanitario tra Benevento ed Avellino, dove Benevento perde, Avellino perde, magari altre regioni e altre province, altre città di questa regione non perdono. La questione non è tra noi, come dire, la questione è tra noi e gli altri. Riusciamo a ribaltare questo fronte? Abbiamo una capacità per ribaltare questo fronte? Già il nuovo piano sanitario è limitante, però che cosa ci dice? Che le strutture ospedaliere vanno fatte per un territorio minimo di 600.000 abitanti, Benevento e Avellino è poco più, 750, e massimo fino a 1.200.000. Abbiamo ragionato Benevento e Avellino su qual è la prospettiva sanitaria dei nostri territori, su quello che, sul presidio ospedaliero che deve conservare la città di Benevento o su quello che conserva la città di Avellino? Sappiamo quali sono le cose migliori che produce Avellino, le cose migliori che produce Benevento, e sappiamo difendercele insieme, atteso che siamo a 30 km di distanza? Oppure ce le tolgono a noi e le tolgono ad Avellino e poi dobbiamo andare tutti quanti a Napoli? E, insomma, un po' su questo me lo farei come ragionamento. È un'analisi condivisibile, ma purtroppo, la sua, ma purtroppo stiamo ancora perdendo tempo da questo punto di vista. Bene, un richiamo molto importante il suo, sicuramente alla classe dirigente di queste province. Intanto, Sindaco, la sua amministrazione è stata segnata soprattutto dall'alluvione, insomma, che cosa ha rappresentato per la città di Benevento ed è riuscita a uscirne fuori da questa emergenza oppure i segni sono ancora difficili da cancellare? I segni sono ancora lì.
E questo è un tema assolutamente da tenere come punto all'ordine del giorno al primo posto. Io ho detto che non esiste un programma, secondo me, di nessun candidato sindaco che non parta con il tema alluvione di Benevento. Noi abbiamo avuto l'ennesimo dramma storico di questa città, in parte di questa provincia, 77 comuni, lo vorrei ricordare. Ma la città ha avuto danni importantissimi, ingenti, alle attività produttive, alla zona industriale più importante della provincia di Benevento, quella dell'area ASI di Ponte Valentino. 50 aziende, circa 2.000 addetti, alcune tra le aziende, come dire, più competitive sul piano nazionale, non sul piano locale. Certo. Evidentemente non c'è stata una risposta, l'agricoltura devastata, i corsi d'acqua che sono ancora pieni di fango, pieno di petrisco, ancora non si è messo mano. Evidentemente abbiamo ancora da ottenere tanto. Poi è chiaro che abbiamo già ottenuto delle cose, no? Io mica voglio disconoscere quello che abbiamo avuto, quello che abbiamo ottenuto, ma la mia visione su questa questione è che dobbiamo risolverli i problemi, non aggredirli e poi, insomma, magari restare noi nel guado. Noi dobbiamo riuscire a risolvere questi problemi, e l'alluvione deve essere un ricordo negativo, ma un ricordo per dire siamo stati capaci di ricostruire. A 6 mesi dall'alluvione noi non iniziamo un'opera pubblica, di quelle della somma urgenza, non di quelle, come dire, che dobbiamo ancora andare a ripristinare per poter fare. Non abbiamo pulito un metro lineare di corso d'acqua. Basta una pioggia più importante perché la città vada in tilt e si rischi di nuovo un'esondazione. Questi sono temi sui quali doverci confrontare. I privati, ma che ristoro hanno avuto? Ci sono aziende che hanno avuto milioni di euro di danni, come piccole aziende che hanno avuto migliaia di euro di danni, ma non hanno avuto ristori, come le attività produttive che hanno avuto danni, non hanno avuto ristoro. Benevento ce la sta facendo, ma ce la sta facendo da sola. Il tema è questo, e questo deve diventare un tema politico, e nessuno si deve prendere tra virgolette a collera rispetto a questo tema, perché qua se ne va della bontà o meno di un territorio. Non è che se noi queste cose non le diciamo le persone non le percepiscono, anzi le persone si percepiscono che noi non ce ne importiamo, come dire, che esiste un problema e quindi non lo mettiamo all'ordine del giorno della nostra agenda politica. Noi dobbiamo dire al governo regionale, al governo nazionale, uno, che ancora non si parte, due, che si poteva fare molto di più, tre, che siamo stanchi. Questo abbiamo il dovere di dirlo noi. Ecco, intanto sicuramente un'altra sfida che attende la futura amministrazione riguarda la gestione del servizio idrico. Si parla di questa fusione tra Alto Calore e Gesesa. Secondo lei sarebbe davvero questa la strada da seguire in prospettiva? Ma anche qui, io ho seguito anche sul versante avellinese, avendo parlato con gli amici dei politici di Avellino, sia con Gabbacorta che con Foti, in più riunioni di questa questione. Devo dire, lì più che qui, no? Se proprio volessi dare un giudizio e se volessimo suddividere i territori, si è tentato di fare una battaglia di retroguardia. Consentitemelo di dire, senza fraintendimenti, senza voler offendere nessuno, perché rispetto ai territori, rispetto. L'Alto Calore di per sé non ce la fa più. L'Alto Calore non è un'entità che può dopo il 3 giugno partecipare a una gara pubblica, atteso che c'è una legge, no? E che quindi il territorio andrà messo a gara come servizio. L'Alto Calore da solo non ce la fa, per due motivi. Uno, perché non ha una struttura adeguata. Due, perché ha troppi debiti in questi anni che ha accumulato. Ora, per queste due caratteristiche, io non do una responsabilità politica, io faccio un'analisi, per queste due caratteristiche sarebbe opportuno che i territori si mettessero assieme e le superassero. Noi abbiamo la Gesesa, che fortunatamente è una piccola azienda rispetto all'Alto Calore, che invece ha dimensioni molto più serie, molto più complicate anche nella gestione. Noi però abbiamo una piccola azienda guidata bene, sarebbe opportuno che si mettessero assieme per fare l'unica cosa possibile, impedire che questo servizio idrico integrato delle province di Benevento e d'Avellino venga messa a gara dopo il 3 giugno e vada magari a una società francese, a una società italiana, all'acquedotto pugliese, che ne so, ma vada fuori il nostro territorio. Se vogliamo salvaguardare la storia dell'Alto Calore, che è una storia dignitosa, è una storia vera, è una storia nostra, come dire, bisogna che quella storia
diventi altra, si tramuti in altro, dia una consecutio in un'altra struttura, non che venga cancellata. La scelta è questa. Allora io mi meraviglio come non tutti siamo d'accordo rispetto a questa scelta. Io la difenderei quella storia, ma quella storia oggi deve trovarsi in un'altra dimensione. Assieme alla provincia di Brenda, assieme alla Gesesa, l'Alto Calore, la provincia di Avellino devono difendere le loro storie e dire: da questa storia che ha dei dati assolutamente negativi e dei dati assolutamente positivi, siamo in grado di mettere a parte i lati positivi, di dire che questa classe dirigente difende i territori, difende gli uomini, difende le proprie risorse idriche, e mettendosi assieme è in grado di continuare la gestione del servizio idrico. Ecco, però chi contesta dice: così si fa entrare il privato nella gestione dell'acqua che deve restare pubblica. Su questo non c'è dubbio, però a chi contesta questo io di rimbalzo chiedo: ci sono i soldi per una gestione pubblica? Se dobbiamo pagare i debiti, 120 milioni di euro la sola, il solo Alto Calore, servizi, i comuni di Avellino avranno i loro bei problemi, il comune di Benevento non ne parliamo proprio, sino ad oggi abbiamo pagato circa 70 milioni di euro di debiti post dissesto, atteso che erano quelli del dissesto, quindi se mi venissero a chiedere metti 5, 6 milioni, 8 milioni pro capite, più o meno questo dovrebbe essere per iniziare a fare una gestione idrica degli acquedotti, io direi: guardate, insomma, iniziamoci a pensare, certo, perché obiettivamente è così. Allora io difendo il principio, e quindi difendendo il principio però devo capire come quel principio si traduce. Noi abbiamo necessità del privato nella misura in cui abbiamo necessità di esperienza manageriale e di soldi. Se noi riteniamo di poter fare a meno dell'esperienza manageriale del privato, ma ancora di più dei soldi, e allora sì. Ma se queste due cose non ci sono e le nostre aziende sono compromesse e il 3 giugno si va verso una gara pubblica dove il privato viene comunque, non è che noi lo impediamo, no? Perché c'è una legge. Certo, è chiaro. E per cui la cosa migliore da fare è difendere i nostri territori, le nostre esperienze e le nostre aziende. Perfetto, siamo in chiusura. Sindaco, allora che cosa ha in mente per queste elezioni? Sarà della partita, insomma, si candiderà oppure no? Penso di sì, penso di fare il capolista di questa lista, di questa esperienza all'interno del Partito Democratico, di questa seconda lista del PD, di questo modo di vedere le cose leggermente diverso rispetto all'altra parte, come dire, ma l'unione fa la forza, non solo la divisione rispetto alle idee, poi bisogna anche assumersi la responsabilità di andare avanti. Io penso che sia utile alla lista, che sia utile all'esperienza e che sia utile a tanti. Poi evidentemente strada facendo ci renderemo conto di quali sono veramente le cose utili e quali non. Bene, grazie Sindaco per questa intervista, naturalmente buon lavoro. Grazie, arrivederci.